Salve, sono il dottor Michele Rosa, mi occupo di medicina dello sport, nutrizione clinica e sportiva e da ben 27 anni pratico questa attività, seguendo i miei pazienti presso i centri della Micros che sono distribuiti in Sicilia in più province. Questo mi dà l'opportunità di dare veramente supporto a terapie sia nel sovrappeso che nell'obesità. E da circa due anni e mezzo, abbiamo introdotto il percorso ELIPS, che è un trattamento specifico che adesso vi descriverò. Nei nostri centri, all'interno della Micros, seguiamo dei percorsi sia estetici, ma soprattutto per l'obesità, cioè pazienti che hanno delle patologie come diabete, cardiopatie, alterazioni probabilmente del sonno, alterazione del respiro. Questo sicuramente è il nostro stimolo primario, quello che ci spinge ad aiutare i pazienti per ritornare in salute, per avere una vita migliore. E sosteniamo da anni che dentro un uomo grasso c'è un uomo ovviamente che vuole essere liberato e quindi vuole diventare magro per migliorare il suo rapporto, non solo suo personale col mondo, ma proprio con chi sta accanto. All'interno della struttura, un fiore all'occhiello è sicuramente il programma ELIPS. Il programma ELIPS è dedicato a una tipologia di paziente specifico o paziente che ha delle indicazioni di tipo chirurgico, tipo protesi dell'anca, problema del ginocchio, problemi della colonna vertebrale, quindi il neurochirurgico, o in tutti quei pazienti che hanno difficoltà a perdere peso, che hanno fatto svariati sistemi dietologici e non riescono a perdere peso. Possiamo proporre il nostro trattamento, che è molto semplice perché non prevede chirurgia, non prevede anestesia e non prevede endoscopia. E tutto concentrato in una semplice pilloletta. All'interno di questa pilloletta è ripiegato un palloncino collegato a un microcateterino, viene veramente introdotto ingoiando e facendo arrivare nello stomaco il palloncino che grazie al microcatetere sarà riempito di semplicissima acqua. Questo trattamento ha una durata di 4 mesi, alla fine dei 4 mesi il palloncino stesso si aprirà e quindi fuoriuscirà l'acqua contenuta e sarà eliminato tramite le vie intestinali.